Che bella violento, eh? Bellissimo. Poi prendi un pochino di ritmo, non è di quelle scatenate tipo popping, breaking, però è molto, l'atmosfera è molto rilassante, dopaminica ma molto calma, ok? Allora, vedete che bello, adesso passiamo un po'. Dunque, l'argomento di oggi è questo. Importante nel culturismo perché da sempre c'è questa diatriba. Allora, imitare l'allenamento dei campioni ha senso? Oppure la posso girare in un altro modo? I campioni sanno allenarsi? È giusto che le nuove generazioni o chi si alleni in palestra segua, imita gli allenamenti dei campioni, anche proprio dal punto di vista tecnico, come fanno le esecuzioni, le loro routine? Ecco, parlerò di questo. Vi dico che io stesso sono stato uno che da sempre, diciamo da sempre, all'inizio, quando ero un neofita, un giovane appassionato, seguivo sempre gli allenamenti dei campioni, cercavo di imitarli, li ammiravo. Nelle edicole, all'epoca c'erano riviste di culturismo, questi campioni incredibili, io li compravo, ero avido di conoscenze, volevo capire come fanno questi essere così, che cosa fanno, andavo a vedere. C'erano anche le loro routine di allenamento, mi ricordo, tipo Arnold, Nubré, tanta gente, Mance. Ecco, con questo allenamento, di come si allenano tutte le serie, ripetizioni, e chiaramente dico, questi ne capiscono, cerco di farlo, cerco di imitarli. Ovviamente, quando si è molto giovani, le capacità di recupero dell'organismo sono superiori e c'è tanto entusiasmo, il corpo è anche predisposto a crescere, quindi bene o male qualcosina si vede di miglioramento per il semplice fatto che comunque vi allenate. Ma non è che da lì ci siano miglioramenti tali da giustificare il fatto che quella gente era incredibile, mentre i palestrati comuni sono praticamente nulla. Quindi c'è qualcosa che non va. È ovvio che poi dopo tutti capiscono, quasi tutti, perché oggi tuttora molti non lo capiscono. Capiscono che seguire gli allenamenti dei campioni non ha alcun senso. Non ha alcun senso perché loro semplicemente non sanno minimamente allenarsi. Lo dico, lo ribadisco, anche se molti di voi, come ti permetti, non ti pare che uno come Ronnie Coleman si sappia allenare? Sì, non si sapeva allenare. Si è visto anche come si è ridotto, si è spaccato tutto. Esecuzioni assurde, pazzesche. Ma vedete lì il problema sono di due tipi, cioè seguire l'allenamento dei campioni, i problemi fondamentalmente sono due, adesso ve li dico, ma guardate che io poi non mi riferisco solo, diciamo, ai campioni quelli noti, famosi tutto il mondo, no? Quelli fanno Mister Olimpi, professionisti, abbiamo anche qua gente, abbiamo anche qui da noi gente che sono bombati duri, ma proprio bombati duri fino a prenderlo come Mister Olimpia, se non di più, prendono di tutto, e sono anche molto grossi. Super gonfi, poi cosa fanno? Spiegano ai ragazzi come allenarsi, tipo oggi vi spiego come allenare le braccia, oggi vi spiego come allenare, non so, le gambe, e fanno vedere le loro routine. È chiaro che i ragazzi vedendo queste cose si impressionano perché loro, quando, mentre si allenano, serie dopo serie, si gonfiano sempre di più e poi spiegano, no? Ecco perché vedete, mi raccomando, il peso, spingete così, la spalla bassa, le gambe state. Cioè, danno un'idea di capirne qualcosa e tutti dicono, beh, visti i risultati ne capiscono. Non ne capiscono niente. A parte le sciocchezze tecniche che dicono, proprio tecniche, nel senso che gli esercizi sono spiegati malissimo. Ma è ovvio che questi qui sono stragonfi. E questi qui, anche se si fanno uno shampoo in testa, i deltoidi si gonfiano. Se vanno a, non so, a potare il giardino con le cesoie, si gonfiano le braccia. Potrebbero fare un video così, come pompare le braccia, si fa vedere mentre tagliano le rose di giardino, si pompano. Voi cosa fate? Per ingrossare le braccia andate a tagliare le rose. Cioè, la logica è quella. Questa è gente che se gli cavate tutta la roba che prendono, fanno ridere. E se facessero un video senza la roba, cioè ridotti proprio secchi, e vi dicono, ragazzi, adesso vi spiego come fare le braccia. Uno dice, cosa devi spiegare questo che è secco come un chiodo? Sarebbe questa la vera realtà. Questa sarebbe la vera realtà. Ovviamente la realtà è trasformata, è truccata col doping e gli stolti credono che questi sanno allenarsi. Comunque, venendo al problema proprio di quello che insegnano i campioni, i problemi fondamentalmente sono due, cioè
Intanto è la loro concezione dell'allenamento strategica nel corso della settimana che è sbagliata, perché loro si allenano troppo di frequente. Ogni muscolo viene colpito 2 o 3 volte a settimana, ma loro se lo possono permettere, perché sono protetti da doping. Quindi quando vedete tabelle dei campioni, tipo io eseguivo anch'io all'epoca, mi allenavo 6 giorni a settimana, ogni gruppo lo allenavo 3 volte, quindi seguivo quelle tabelle lì. Ovviamente da natura dove volete andare con quelle tabelle lì? Non si recupera mai. E poi lentamente si arriva anche a uno stato di prostrazione fisica che uno non ne ha più, altro che diventare grossi. Quindi c'è proprio il problema strategico della preparazione dell'allenamento settimanale che è completamente sbagliata, perché è tutto basato su multifrequenza, anche molto elevata, e non ha alcun senso. Poi c'è proprio il fatto tecnico degli esercizi, cioè questi qui, quando sono imbottiti di steroidi, loro qualsiasi movimento fanno, la loro mente dà un impulso molto forte neuromuscolare, perché c'è anche un miglioramento di testosterone quando è altissimo, anche esogeno, gli steroidi aumentano anche il voltaggio neuromuscolare, quindi loro qualsiasi esercizio fanno, proprio lo sentono in maniera fortissima e si pompano anche moltissimo. Ma tecnicamente molti esercizi che insegnano sono anche sbagliati. Li vede, cioè, danno l'idea di allenarsi bene, perché hanno questa energia, queste contrazioni potenti, ma tecnicamente proprio sono proprio sbagliate. Adesso potrei citare, così giusto per fare qualche esempio, potrei citare quando fanno vedere che allenano i deltoidi, con esercizi tipo le strette laterali fatti in maniera ridicola, senza stile, senza tecnica, quando fanno certi esercizi di spinta diciamo all'asta per i tricipiti, anche lì, sono tutte impostazioni sbagliate. Certo, qualche esercizio lo fanno anche bene tecnicamente, anche perché è gente veterana, quindi magari ti possono fare una cosciata profonda e in quel caso lì ci può anche stare, ma proprio in linea generale, anche proprio dal punto di vista tecnico, non sa nemmeno allenarsi. Ci sono dei video dove degli ex campioni del Mister Olympia, potrei citare anche lo stesso Arnold, che si allenano nelle moderne palestre di oggi con uno stile che i principianti probabilmente fanno anche meglio. Cioè, non hanno proprio la minima condizione cinetica. Uno dice: questo è uno che non si è mai allenato. Non danno l'idea di uno che conosce l'esercizio, lo sa padroneggiare. Ma sapete qual è il problema? Perché quando ci si allena sotto l'effetto del doping, ripeto, qualsiasi cosa fate, l'effetto che sentite è amplificato. Questo vi porta a non imparare le cose, perché non ce n'è bisogno, semplicemente. Ok? Allora, cosa voglio dire io ai giovani ragazzi che ci seguono, ma anche diciamo ai veterani che tuttora si allenano con scarsi risultati? Quanti veterani si allenano tanto tempo, tanti anni, hanno un fisico mediocre? Ma perché questo? Ma perché si allenano male? Perché chiunque può migliorare. Specialmente i giovani che hanno di fronte una grande carriera muscolare devono cominciare ad allenarsi da bene fin da ora. Poi anche certe idee, tipo carichi pesanti, carichi pesanti. Cosa volete sempre caricare pesanti? Carico pesante ha un senso, ma è limitato nel culturismo. Guardate che gente che si allena solo con carichi pesanti. Allora, o sono bombati, allora lasciamo perdere, non ha senso. Ma se non sono bombati, non sono carichi pesanti, grossi, non sono di sicuro. O sono grassi, o se hanno un minimo di definizione, non hanno massa muscolare. Questo è quello che ho sempre visto sui veri natural. Non si scappa, questa è. Ok? Quindi cercate di fare un po' un'analisi della situazione e mettetevi in testa che i campioni nel culturismo, i campioni di culturismo per antonomasia sono bombati. Cioè, quando parliamo di grandi star di culturismo per antonomasia è sottinteso, chiunque lo sa, manco fanno i test antidoping nelle gare più elevate, non è nemmeno previsto. Questo è uno dei motivi per cui, ve l'ho detto, le Olimpiadi di bodybuilding non ci andrà mai, ho fatto alcun video in merito. È uno sport, non fanno nemmeno i test antidoping, cosa volete che vada alle Olimpiadi? Cioè, sul palco si presentano nelle massime gare di culturismo mondiale, si presentano uomini che pesano 130 kg al 5-6% di grasso, e cioè cosa vogliamo pensare? Che sia una preparazione naturale? Ma no, vogliamo pensare questo? È implicito che sono bombati. E come fanno ad andare alle Olimpiadi con gente che si presenta così? È proprio per antonomasia che è impossibile. Quindi voi non prendete esempi da questa gente qua, perché non possono insegnarvi davvero nulla. Cioè, questo è il punto. Possono motivarvi come metafore, questo l'ho sempre fatto anch'io. Io quando pensavo ai miei deltoidi pensavo a Kevin Evron, per dire, mi piace molto.
Usatele come metafora, anche per caricarvi, ma non prendete esempi tecnici reali da loro, di qualsiasi natura, perché non vi possono dire nulla. L'unica cosa che potrebbero dirvi, davvero, è quali farmaci prendere, quanti, come, cosa, perché quella è la loro cultura che hanno. Ma ovviamente queste cose non ve le diranno mai, meglio così perché non dovete usarle. Ma loro sono bravi solo su questo. Per il resto, out, ok? Io vi ringrazio, chi vuole venire con noi sa che verrà in una comunità di gente veramente appassionata, gente pura, che non teme le critiche, gli attacchi, le calunnie, perché noi siamo puri e crediamo in quello che facciamo e lo dimostriamo anche, perché Master l'ha sempre dimostrato. Anche ieri ho messo due foto e ho fatto vedere chi è Master, fisicamente. Ok? Grazie a tutti, al top.